A questo punto passo la parola invece a Sergio Cappelli, che è un funzionario dell'ARSA e ci parlerà della dotazione di sostanza organica nei suoli regionali. Grazie. Buongiorno, eccoci qua, buongiorno a tutti. Faccio i miei auguri a questo impianto nuovo affinché possa produrre al più presto compost di qualità. Un termine compost di qualità, perché se riuscirà a produrre compost di qualità sarà di grande aiuto all'agricoltura regionale che ha bisogno, come faccio a dimensionarlo? Ha bisogno di, scusate un attimo che sono confuso, ha veramente bisogno di sostanza organica da apportare ai terreni. Praticamente questa necessità è sorta in seguito alla riduzione degli allevamenti, o meglio alla concentrazione degli allevamenti. Da tanti piccoli allevamenti sparsi sul territorio si è passato alla concentrazione di pochi allevamenti che hanno creato problemi. Da una parte una concentrazione di reflui, quindi una difficoltà nello smaltimento, dall'altra parte invece una carenza di sostanza organica nei terreni dove non c'è più l'apporto di questo materiale. E allora adesso vedremo com'è la situazione a livello regionale, tenendo conto che noi abbiamo fatto una classificazione dei terreni, del contenuto di sostanza organica nel suolo, secondo questa tabella. Bisogna precisare che i terreni regionali sono in gran parte dotati di argilla, per cui appartengono quasi tutti al secondo gruppo, quello che qui definiamo medio impasto è maggiore del 35% di argilla. Andiamo avanti. Quindi ecco, questa è la tabella più interessante. Vediamo che la maggior parte dei terreni regionali, terreni agricoli, quindi qui stiamo parlando di 9.449 campioni di terreno analizzati, quasi 10.000 campioni, sono una quantità che possiamo definire adesso abbastanza rappresentativa o rappresentativa senza abbastanza, e vediamo che nelle quattro province, L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, la maggior parte dei terreni hanno una dotazione di sostanza organica che rientra nella categoria che abbiamo chiamato bassa. Sono il 58% in provincia dell'Aquila, l'83% dei campioni in provincia di Chieti, l'86% di Pescara e il 77% di Teramo. Il Fucino è una situazione ben differente, perché il Fucino, sapete tutti, che è un terreno di origine recentissima, dalla bonifica in poi, quindi i terreni sono, appunto perché provengono da un lago, quindi da tutti gli apporti di sostanza organica che venivano dalla presenza dell'acqua, è ricco di sostanza organica, ma proprio la poca vita del terreno allo stato all'aria fa in modo che questi terreni richiedono più sostanza organica degli altri, per cui sì che ce ne sta tanta, però è anche vero che è la zona della regione Abruzzo dove si consuma più sostanza organica in assoluto. È l'unico territorio della regione dove ci stanno ancora depositi di letame, è l'unico territorio dove ancora ci viene portato letame, sostanza organica, reflui zootecnici dalle altre province. L'agricoltore del Fucino è quello che quasi che con molte difficoltà riesce a coltivare il terreno se non aggiunge del letame o altro tipo di sostanza organica. Quindi possiamo dire che tutto il territorio regionale è in grave difficoltà per questo. Il dottor Ricci ci ha detto che il 15% addirittura è a rischio di desertificazione, però io posso confermare solamente che
per quanto riguarda la coltivazione agricola la situazione non è assolutamente tranquilla. E questo non cambia nemmeno se si tiene conto della coltura che è stata fatta precedentemente sul terreno, cioè si potrebbe dire questi terreni che voi dite che manca sostanza organica è perché sono stati coltivati intensivamente per tanto tempo, a lungo, eccetera. Non è vero, perché qualsiasi tipo di coltura ci mettiamo sopra, vediamo che alla fine il risultato è sempre lo stesso, cioè il terreno è carente di sostanza organica. Quindi dobbiamo concludere che è perché mancano gli apporti. Ecco, vediamo su questa tabella ancora una conferma, cioè il rapporto di carbonio e azoto nel terreno è quasi sempre squilibrato, soltanto in piccola percentuale, sono molto pochi campioni che hanno un rapporto carbonio-azoto che rientra nella media, nel termine equilibrato, mentre sono in massima parte quelli che presentano un eccesso di azoto, perché l'azoto lo apportiamo con i concimi chimici, e in minima parte quelli che presentano un eccesso di carbonio, che sono quei terreni in cui c'è un grande residuo, una grande quantità di residui organici o di apporti di sostanza organica eccessivi. Quindi concludo rapidamente. Cosa possiamo dire? Che i suoli agricoli regionali sono in gran parte carenti di sostanza organica, quindi ce n'è bisogno sicuramente, che il compost di qualità, però, attenzione, questo è importantissimo, solo quello di qualità può sostituire i tradizionali concimi organici. Vi ringrazio. Grazie al dottor Cappelli, anche lui è stato assolutamente chiaro.